Una buona serata, buon giovedì, puntata numero 32 di Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. È un giovedì bello, molto molto particolare, perché insomma festeggiamo dopo tanti anni un successo italiano alla Parigi-Roubaix, una Parigi-Roubaix epica, eroica, vinta da Sonny Colbrelli con i volti trasfigurati, gli atleti che sono arrivati praticamente coperti di fango, il quarto posto di un grandissimo Gianni Moscon. Ma è stata anche una settimana molto molto intensa. Oggi c'è stato il Gran Piemonte, in settimana la vittoria di Evenepoel alla Bernocchi, poi De Marchi alla Tre Valli Varesine, Roglic alla Milano Torino, insomma sabato c'è Lombardia. Davvero è un ottobre che ci riserva tantissimo da vedere e da analizzare. Ovviamente lo faremo per la prossima ora e 45 minuti con i nostri ospiti, con voi qualora lo vogliate, al 392-623-7060. Alcuni ospiti sono qui, altri sono in collegamento. Tra poco faremo il riassunto di tutto, però devo dire che questa è una puntata, e tra poco vedrete gli ospiti, che aspettavo veramente da tantissimo tempo. Innanzitutto, una buona serata, buon giovedì all'ideatore della trasmissione Luciano Robottini. Ciao Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. E poi lo ritrovo con piacere, ecco perché la sognavo, perché sognavo il duetto di te con Riccardo. Umberto Di Giuseppe, ciao Umberto, ben ritrovato. Buonasera. E allora andiamo in piattaforma dove c'è Riccardo Magrini. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera. Se lo sapevo che c'era Umberto mi mettevo la cravatta, invece sono qua che ho un freddo cane perché è venuto fuori l'inverno. Comunque buonasera, e sono contento anch'io di rivedere Umbertone, perché era un po' che non lo vedevo e lo vedo in grandissima forma. Assolutamente, in grandissima forma, lo salutiamo, lo ringraziamo. E guardate bene, vabbè, lui, ma quello che ha alle spalle, il trofeo che ha alle spalle. Perché prima di Sonny Colbrelli, l'ultimo italiano a vincere l'Inferno del Nord era stato Andrea Tafi. Ben ritrovato, ciao Andrea. Andre, buonasera, buonasera a tutti. Con un San Pietrone dietro. E naturalmente accanto il Giro delle Fiandre. Assolutamente. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ovviamente con te parleremo del successo di Colbrelli e non solo. Vi ricordo che potete seguirci anche sul canale 14 del Digitale Terrestre, 514 in HD, se siete in Abruzzo, se siete fuori attraverso la nostra diretta Facebook, sia sulla pagina di TV6 che su quella di Velo. Comunque, detto questo, prima di andare in pubblicità, l'anteprima è un pochettino più lunga, fateci fare gli auguri e complimenti innanzitutto sono di Prammatica. E gli auguri di buon lavoro a Gilberto Petrucci, a cui facciamo un grandissimo in bocca al lupo, perché domenica ha vinto, insomma è stato eletto sindaco di Penne. Gli facciamo tantissimi complimenti, eccolo qua poco dopo il successo. Gilberto che mi ha preceduto alla conduzione di questo programma e insomma oltre che essere un collega, un uomo da sempre vicino al mondo delle due ruote, adesso dopo essere stato assessore al bilancio del comune di Penne sale sullo scranno più alto del comune vestino. Noi gli facciamo veramente tantissimi in bocca al lupo, perché insomma poi chiaramente immaginate, Luciano, spenderò qualche parola, sì, anch'io perché è stato veramente un personaggio che mi ha motivato molto in questo progetto televisivo, quindi veramente spenderò delle parole anch'io appena dopo rientro dalla pubblicità. Sì, assolutamente, peraltro poi adesso lui no, magari ci sta seguendo, magari no, però gli facciamo sapere se ci sta seguendo, che poi le ironie su di me ovviamente sono partite automatiche, sì. Perché se ogni conduttore di Velo poi diventa sindaco, allora giustamente te mi hai detto il prossimo sei te, io non aspiro, comune di Atri, io comune... non aspiro a tanto. so che le incombenze per un primo cittadino sono tante, e quindi gli facciamo davvero gli auguri di un buon lavoro. Ci fermiamo per la pubblicità, l'anteprima finisce qua, tra poco inizia Velo numero 32. We'll be right back.
Taccone Bikewear. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Di nuovo insieme, buon giovedì, ben ritrovati con TV6, la nostra rubrica dedicata a tutto il mondo delle due ruote. A proposito di due ruote, perché l'avevo dimenticato nell'anteprima e me ne dolgo, perché poco fa Jonathan Milan è diventato campione europeo nell'inseguimento e dunque medaglia d'oro per il nostro Jonathan Milan, che nel quartetto alle Olimpiadi con Ganna, Lamon e con Sonia ha fatto un capolavoro. Ecco qua la pagina della Federciclismo. Peraltro, se vedete sotto, la Paternoster, medaglia d'argento, e nell'Omnium in alto Rachele Barbieri, medaglia di bronzo. Quindi agli europei in Svizzera arrivano delle medaglie per l'Italia in un 2021 che certamente non dimenticheremo. Prima di cominciare con la Roubaix, Luciano era in sospeso dell'elezione del nostro Gilberto, perché di fatto una volta che sei entrato nella famiglia di Velo lo sei per sempre, e insomma un riconoscimento importante, in bocca al lupo ovviamente a parte mia. Adesso, sì, una bellissima notizia che va a premiare un ragazzo veramente eccezionale, 42 anni, diventi sindaco di una città importante di Penne, una città di 15.000 abitanti, quindi una bella realtà del nostro Abruzzo. Io veramente sono emozionato perché Gilberto è stato per me un grande motivatore di questo progetto televisivo Velo, perché per oltre 15 anni abbiamo collaborato insieme, addirittura lui è stato anche il conduttore, ti ha preceduto nella conduzione di Velo, quindi è stato un ragazzo che pur essendo giovanissimo, perché quando ha iniziato a collaborare con me aveva 20 anni, quindi era veramente fresco, perché aveva smesso anche di correre da pochissimo, quindi è rimasto sempre attaccato al mondo del ciclismo. Ha collaborato con la famiglia Ricci, col Matteotti e di seguito con il duo Sebastiani e Giuliani. Poi è rimasto vicino a Umberto con il Giro d'Abruzzo, la settimana tricolore. È stato un uomo che ha collaborato sempre con il ciclismo. Una persona onesta, preparata, con tantissima voglia soprattutto di fare. Tra i punti del suo programma che ha presentato a questa elezione, addirittura c'è la possibilità fra un anno o due di portare a Penne una tappa del Giro d'Italia. Ha competenza, ha conoscenze giuste, quindi sono certo che a Penne nei prossimi anni arriverà una bellissima tappa del Giro. Quindi faccio i complimenti a Gilberto, alla moglie Paola, a tutta la famiglia per questo veramente incarico prestigioso, e soprattutto gli auguriamo veramente tantissimi successo a livello
politico. Perfetto, grazie, grazie Luciano. Queste sono le immagini, ovviamente ringraziamo Vestina News per queste immagini, che sono quelle della proclamazione di Neo primo cittadino. Eccolo qua con la chiave e con la fascia tricolore. Buon lavoro a Gilberto, ovviamente. Noi adesso cominciamo davvero a parlare di Rubè. Intanto diamo la buona serata, lo ritrovo anche lui in piattaforma, con molto piacere, Giancarlo Brocci. Ciao Giancarlo, ben ritrovato. Buonasera a tutti voi, quanta bella gente vedo. Vedi, bella gente, sì? A parte insomma, la conduzione, ma tutto il resto va bene. Li conosci tutti questi personaggi, Giancarlo, noi? Ma scherzi, voglio dire. Intanto con Magrini siamo d'età, Umbertone ha fatto il mio giro bio sempre, e poi Andrea Tafi, un amico. È anche un eroico, lui è venuto anche più volte. Cominciamo subito, poi leggiamo questo sms che è molto lungo e prometto poi di analizzarlo tra poco. Però chiedo innanzitutto a Riccardo se a distanza di qualche giorno si è ripreso da... Insomma, abbiamo aspettato tanto, abbiamo aspettato 22 anni, l'ultimo era stato proprio Andrea Tafi, però alla fine è arrivata, eh? È stata una bellissima corsa, guarda, prima dell'inizio... della telecronaca Luca ha detto sette ore è lunga, e io ho detto guarda, la Rubè, se va come deve andare, noi avremo anche sicuramente il tempo poco per andare in bagno, te lo dico, perché sarà veramente difficile. Difatti è andata così, una bellissima corsa, ma devo dire che nelle ultime che abbiamo commentato è stato uno spettacolo continuo, sempre con grande bagarre, grande battaglia, corridori che si sono sempre spesi per lo spettacolo. La Rubè così era tanto che non si vedeva, perché bagnata, infangata, eroica, perché qui era veramente eroica. Guarda caso, si correva proprio il giorno dell'eroica. E forse c'era questo, che ne so, c'era questo arco, questa cosa che dava una connessione fra le due gare, perché lì, in queste immagini, si vede lo sterrato, cioè, c'era il pavé sotto, ma era come se fosse sterrato come a Gaiole. Quindi è stato emozionante, bellissimo. Mai come quest'anno eravamo presenti in corsa, abbiamo rischiato di vincere da solo, l'abbiamo vinto in volata, è una cosa, una rarità, e quindi io sono stato molto molto contento, felice, emozionato, come anche Luca, perché Luca è stato micidiale nel raccontare l'arrivo di Sonny nel velodromo. È stato veramente una bella emozione. Andrea, vengo da te, perché insomma ha detto bene Riccardo, nel giorno dell'eroica, una Rubè così eroica non si vedeva da veramente tantissimo tempo. Le cadute, il fango, i corridori che sono arrivati trasfigurati per la fatica, ma trasfigurati proprio perché non si riconoscevano, proprio era difficile, a parte li potevi riconoscere solo di spalle, perché da davanti, quando c'erano inquadrature frontali, erano pressoché, ecco qua, cioè erano irriconoscibili. Ma come ha detto Riccardo, è stata veramente una Rubè eroica, e questi ragazzi sono stati degli eroi, perché come si vede dalle immagini, come abbiamo visto domenica, queste immagini parlano da sole. Io ero alla partenza proprio a Compiègne e vi posso assicurare che non mi sarei messo nei panni di quei corridori alla partenza, con una pioggia, vento forte e naturalmente i pezzi di pavé coperti completamente di acqua, quindi è stata una Rubè un po' diversa da tutte le altre, corsa in una data totalmente diversa da quella che siamo abituati a vedere nel mese di aprile, e quindi è venuto fuori veramente un grandissimo capolavoro di Sonny Corbrelli, che dopo 22 anni ha riportato questa meravigliosa pietra in Italia. E penso che sia una soddisfazione grande sia per lui, ma anche per tutti i tifosi italiani che oramai da tanti anni aspettavano questo grande traguardo. Andrea, io volevo chiederti quanto di questa vittoria straordinaria di Sonny Colbrelli
si è dettata ovviamente da una condizione straordinaria, da una tattica pressoché perfetta, da tutte le componenti che ci vogliono in ogni gara, e quanto invece sia stata dettata dal fatto che ci sono degli anni in cui sembra che il destino baci in fronte alcuni atleti, e quest'anno probabilmente ha baciato sulla fronte Sonny Colbrelli. Ma diciamo che Sonny Colbrelli lo ha dimostrato in questi ultimi mesi di essere veramente all'altezza della situazione, andando a vincere il campionato italiano, il campionato europeo, e poi questa ciliegina sulla torta, che come si suol dire la Parigi-Roubaix, penso che per lui sia un anno da incorniciare, un ritrovato Sonny Colbrelli. Sono convinto che possa fare ancora grandi cose, magari anche in un futuro, che magari è alle porte. Diciamo che questa vittoria se la gode solamente per 6-7 mesi, perché poi risiamo già alla Roubaix del 2022, quindi va bene, quindi è giusto così. Comunque veramente complimenti a questo ragazzo che ha dimostrato tantissima intelligenza. Io domenica mattina, parlando oltre a lui, ho parlato con Davide Valerini e mi dicevo: Andrea, ma dovete correre davanti, perché solo correndo davanti innanzitutto riuscite a evitare le possibili, ce ne saranno tante, cadute o problematiche che ci possono essere nel gruppo. E poi naturalmente oggi quello che vince, chi vince a Roubaix porta la pelle, ecco, chi porta la pelle a Roubaix ha vinto, e Sonny Colbrelli domenica l'ha fatto. Oh, potevamo arrivare anche con un altro atleta, e qui veniamo, diciamo, anche alle questioni un po' più tecniche, perché Luciano, io e te ci siamo sentiti proprio dopo la vittoria di Colbrelli, sì. Perché ad un certo punto noi, prima di entusiasmarci per il campione europeo, per il corridore della Bahrain Victorious, ci stavamo esaltando per Gianni Moscon, che ad un certo punto prima ha forato, è stato sfortunato e poi è stato vittima di una caduta. È arrivato comunque quarto a 44 secondi, particolarmente sfortunato. Ma io ti chiedo, è vero che con i se e con i ma non si fa la storia, però voglio chiederti se aveva veramente la possibilità di arrivare da solo a Roubaix, al bel velodromo. Ma come hai detto tu, ci siamo un po' confrontati appena finito la Roubaix, e che cosa ti ho detto? Secondo me Moscon sarebbe arrivato con 40-45 secondi di vantaggio, avrebbe vinto lui questa edizione della Roubaix, perché effettivamente sul pavé andava veramente forte, troppo troppo forte. Poi quella foratura, cambiato bicicletta, il primo tratto di pavé con la bicicletta nuova, la bicicletta non rendeva più come i tratti di pavé precedente. Io ti ho detto, probabilmente lì, o cambiando bicicletta su quella bicicletta di scorta, ed è possibile pure questo, c'aveva le pinze frene che toccavano i dischi, le gomme non adeguate al percorso, perché a volte i meccanici mettono le biciclette di scorta sulle ammiraglie, però probabilmente non danno quell'attenzione che mettono sulla bici da corsa. Siccome questo è un percorso particolarmente insidioso, e le biciclette di scorta secondo me devono essere addirittura tecnologicamente meglio di quelle in gara, quindi un po' di dubbi mi è venuto sul mezzo meccanico. In effetti in questi giorni poi sono venute fuori delle affermazioni che sembra che la bicicletta non aveva le gomme, però lì qualcosa di serio, perché Moscon effettivamente, sfruttando sì una bella fuga di 30 corridori quasi dalla partenza, però effettivamente stava andando forte, ma veramente forte, quindi ritengo senza forature, senza caduta, sarebbe arrivato con 40-45 secondi di vantaggio. Però tornando un po' anche sulla vittoria di Colbrelli, lo avevamo, perlomeno io lo avevo esaltato tantissimo alla prova mondiale, Andrea, perché mi è sembrato che questo ragazzo ci metta veramente tanta, ma tanta testa, tanta intelligenza. In effetti
il mondiale aveva capito a 20 km dall'arrivo qual era l'uomo più forte della prova mondiale, che era Alaphilippe. Probabilmente però dopo che gli era andato dietro una volta, dopo che gli era andato dietro due volte, dopo che Alaphilippe era ripartito per la terza volta, ha capito che non aveva la gamba per un uomo così forte. Stessa corsa alla Roubaix, col Brelli ha capito subito qual era l'uomo da marcare in quella prova ed era Van der Poel e non certo Van Aert. Ha corso sempre su Van der Poel. Van der Poel, come solito, l'importante, sì, cerca di vincere le corse, però l'importante di Van der Poel è staccare Van Aert. E quindi tatticamente sbaglia tantissimo. Colbrelli ha corso moltissimo, sarà stato anche fortunato perché alla Roubaix ci vuole anche questa piccola dose di fortuna. È arrivato dentro il velodromo, è entrato in seconda posizione, cioè ci ha messo tantissima intelligenza tattica e non ha sbagliato niente. Ha riportato a casa una Roubaix dopo oltre 20 anni, quindi è una vittoria di prestigio che in questa stagione serviva, perché obiettivamente il movimento ciclistico italiano in questa stagione si è veramente risollevato e ce l'aspettavamo oramai da anni questa resurrezione del ciclismo sia nazionale che internazionale, quindi una vittoria che sicuramente farà bene a tutto il movimento ciclistico italiano. Oh, Andrea, quindi ti giro le due considerazioni. La prima sulla bici di Moscon, che impressione hai avuto? E la seconda, se insomma, noi quando parliamo di Mathieu Van Der Poel dobbiamo iniziare a parlare di un fenomeno sulla bicicletta che però è un, insomma, tatticamente corre il rischio di buttare al vento più corse di quante ne corra. Allora, per quanto riguarda la bici di Moscon, allora io domenica ero alla partenza, poi dopo quando è partito Moscon ho visto le immagini che partiva Moscon, che avevamo venuto di vantaggio, e dopo non ho più visto perché ero in ritorno per l'Italia. Sinceramente, quando sono atterrato ho visto una sfilza di messaggi che mi erano arrivati, ho detto Moscon ce l'ha fatta. Poi mi è arrivato un video, ho visto tre corridori, ho detto ma no, allora forse c'è qualcosa che non torna. Mi sono rimesso a vedere lunedì mattina insieme ad Alberto Bettiolla, mi sono messo a vedere la gara e ho notato qualcosa di strano per quanto riguarda la bicicletta di Moscon, che dopo la foratura non era più la stessa pedalata, non riusciva a tenere la bici sul pavé, mi andava via sempre la ruota di dietro e dopo c'è stata quella caduta. Se fosse una svista di un meccanico, ahimè, io dico che è una svista molto grave, una squadra come la Granier Ineos che insomma punta per vincere una gara di questo genere qui. Io mi auguro che non sia così, perché sarebbe veramente un errore molto grave, anche perché, come diceva Rautini prima, le bici, tutte le bici, a partire da quella che uno ci va in gara, quelle di scorta devono essere al 110%, perché non si sa mai, specialmente in questa gara qui, è più facile utilizzare una bici di scorta che continuare sempre con la stessa. In effetti, Andrea, io quando ho visto Moscon che doveva appunto cambiare la bicicletta perché aveva forato, ho detto per fortuna che cambia bicicletta, perché giustamente una bicicletta che aveva fatto 100-150 km sotto l'acqua, quindi pinze, freni infangate, bici sport, catena che non aveva più olio, ho detto per fortuna che cambia bicicletta, così la seconda bicicletta pulitissima, oleata soprattutto, quindi sai che la catena poteva andare meglio, ho detto adesso questo riprende la bici pulita, nuova, andrà il doppio. Invece
il primo tratto di Pavé non andava più. Guarda, Moscon andava sul Pavé come andava Ballerina, Ballerini, e come andavi tu, perché poi la differenza si fa soprattutto sul Pavé alla Roubaix, e lui andava fortissimo sul Pavé, andava veramente più forte che sull'asfalto. Una volta che ha cambiato la bicicletta non è andato più, è veramente stato un peccato, perché Moscon aveva interpretato con molta intelligenza questa prova. Sono d'accordissimo con te, io però fossi Moscon, sicuramente Moscon è molto motivato e deve essere così, e anzi questo non è un addio ma un arrivederci, perché io sono convinto che Gianni, se riuscirà a essere concentrato come è stato quest'anno, cioè l'ultima Roubaix, sono convinto che potrà veramente dare delle grandi soddisfazioni agli italiani. Mi auguro di non riaspettare altri 22 anni per vincere una Roubaix, perché sennò sarebbe veramente troppo brutto per gli italiani. Andrea, non ti è dispiaciuto un po' perdere un po' questo primato? Allora io invece voglio dire una cosa, io per niente posso solamente dire che questo primato, se così si può dire, era un primato per l'Italia intera negativo, quindi alla fine della storia sì, ok? Io posso dire che su questo podio sono montato su insieme a mio figlio, che era piccolissimo, aveva 9 anni, tra qualche giorno diventerò nonno di un bambino che nascerà. Complimenti Andrea. Quindi non dobbiamo aspettare 22 anni per vincere la Roubaix, non dobbiamo aspettare. Okay. E quindi no, assolutamente no, e voglio dire complimenti a Sonny che ce l'ha fatta a sfatare, ecco, diciamo, a buttare giù questo tabù che oramai era troppo tempo che l'italiano non arrivava al gradino più alto del podio su questa mitica gara. Quindi, come ho detto, benvenuto nel club di Merci Roubaix. Anche perché poi non è che più passo gli anni più la pierna vedo che è sempre della stessa dimensione, non è che poi ti rimpicciolisce, rimane sempre quella. Poi che uno l'abbia vinta 15, 5, 20 anni fa o 5 mesi fa, è uguale, è sempre quello il trofeo. Giusto. C'è poco da fare. Oh, io adesso giro la domanda. No, ti dicevo per Van der Poel. Ah sì, per Van der Poel. Van der Poel, secondo me, domenica ha corso malissimo. Ha corso malissimo perché lui è il suo modo di correre. Cioè, se sta bene, li vuole cercare di levare tutti dalle ruote, però domenica a un certo punto, quando vedi che non riesci a toglierti di ruota gli avversari, devi invertarti qualcos'altro. Invece ha tirato quasi tutto il giorno e poi dopo è normale, anche se attenzione, ha battuto Sonny Corbelli, che non è fermo in volata, attenzione. No. Però insomma si è fatto battere da Asgren quando sembrava avercela in pugno, si è fatto battere da Colbrelli quando, non dico che sembrava avercela in pugno, però insomma sono un po' di esperienze che vanno fatte, specialmente in una gara di questo genere qui, è un'esperienza che naturalmente gli servirà per gli anni futuri. Sì, assolutamente. Invece io non so perché ho sempre l'impressione che lui più arriva secondo, più le butta e più voglia correre ancora più all'attacco per vincere e stravincere, però è un'impressione mia. Oh, Riccardo, adesso giro un po' di messaggi. Intanto ce n'è uno per il dottor Brocci che dice: l'anno prossimo vogliamo l'eroica Sonny Colbrelli. Roberto ci scrive e dice: io comunque tifo Tafi sempre, e quindi salutiamo Roberto che tifa per Andrea, anche se Andrea non corre più, e ci chiede quante possibilità ci siano che Colbrelli faccia parte dell'eroica. Dice che lo vuole nel garage Brocci. Non lo so, Giancarlo, è complicata la cosa. Aspetta che sia ancora muto però, sì, devi attivare l'audio. Eccoti, adesso sì. Aspetterei qualche anno perché insomma a questo punto la nostra eroica è cicloturistica, la nostra eroica, anche se ogni tanto qualche professionista viene, però è fondamentalmente una grande prova di ciclismo, perché il lungo è una cosa molto dura, però è vissuta con uno spirito di assoluta festa, ecco, quindi
per quanto riguarda, se la vogliamo ancora chiamare, eroica dei professionisti, credo che con lo strappo di Santa Caterina quelli come col Bradley siano abbastanza tagliati fuori dalla vittoria delle strade bianche, tanto per ritornare a noi. A me può fare piacere, ma poi ascolterò volentieri Riccardo su questo, se devo fare una considerazione sulla Roubaix, perché io domenica pomeriggio non ho visto abbastanza, fortunatamente un po' ho pedalato, anzi quest'anno ho pedalato parecchio anch'io alla Roubaix, all'Eroica, scusatemi, però il pomeriggio mi sono visto diversi spezzoni di Roubaix, e quindi uno spettacolo meraviglioso, un ciclismo eroico per come lo concepisco io, ma per come le immagini del successo mondiale di quelle immagini ci dimostrano, il fatto che siamo tornati ad un ciclismo che emoziona, che piace anche ai suoi attori protagonisti, e direi che ormai, anche se sono d'accordo, ne abbiamo parlato anche con Riccardo, che gli ultimi tempi si è assistito a delle prove, il mondiale, l'europeo, ma insomma c'è stata una serie di gare davvero altamente spettacolari, con attacchi che vengono fatti senza aspettare gli ultimi 50 chilometri, e io direi che fondamentalmente la gente e gli attori protagonisti si rendono conto di quanta presa faccia, anche in termini, vorrei dire, di ingaggio, no? Di appeal per gli sponsor. E voi dite di Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel credo sia di gran lunga quello più popolare di tutti, anche sì, se non è che stravince per appunto, sono più quelle che perde di quelle che vince, ma Mathieu van der Poel piace alla gente. Ogni sport ha bisogno del suo George Best, Giancarlo. Appunto, ma questo oggi significa anche tanta attenzione agli sponsor. Lui ha fatto una roba fantastica al Tour de France, la prima tappa, e si è presentato la vecchia maglia viola e gialla del suo nonno. Insomma, ci sono degli spunti in questi ragazzi. Io sto a pensare che cosa è stato lo spettacolo quest'anno delle strade bianche. Erano tutti davanti, a prescindere, no? quelli buoni. C'era chi poteva vincere, c'era chi non poteva vincere, ma voleva onorare quella corsa. Io credo che tra questi ragazzi sia molto cambiata la percezione dell'interpretazione della corsa, e sempre di più loro tendano a liberarsi da tutta una serie di schemi, perché credo che abbiano capito che probabilmente la loro carriera, ma anche il loro valore commerciale, se entrano nel cuore della gente, abbia un risultato migliore. Assolutamente, chiarissimo. Adesso per Riccardo ho le domande, non mie, ma delle persone che ci stanno scrivendo, e sono tanti. Allora, cominciamo. Il primo messaggio che ci è arrivato. Riccardo, ci dice Stefano, ci chiede, alla luce dello splendido successo di Colbrelli, che voto dai alla stagione del ciclismo italiano? Chi sono state le sorprese tra gli italiani in stagione e le delusioni? E chi nei prossimi mesi potrà darci soddisfazioni sia nelle classiche che nei grandi giri? Ed è una delle domande, perché ce ne sono altre. Ecco, copriti bene. Oh, allora, aspetta, prima che tu risponda, Maurizio, mi fai vedere quella foto, perché adesso, a proposito di grandi soddisfazioni, di grandi corse e di velocisti, mi fai vedere quella curva presa sfrecciando su Alessandro Ballane, su un campione del mondo. Dai, guarda, allora, quello alla tua sinistra è Ballane, attenzione, un campione del mondo, e tu praticamente lo stai sverniciando sull'esterno, quindi insomma, ragazzi, non scherziamo, dietro c'è anche all'occhio, ma eravamo tutti ex professionisti, ma lascia stare, ma questa mi ero messo un completino anche snellente, ma non, niente. Vabbè, quella sera lì li potevo doppiare, perché grazie. Oh, vedi, allora lo vedi? Ma c'è, perché c'era il trucco, e Giancarlo lo sa, e anche Andrea lo sa. Allora, ricapitolando la domanda, io credo che il voto all'Italia quest'anno va sicuramente dato alto, perché al di là dei successi, però siamo stati protagonisti, sì. Abbiamo fatto delle belle corse. Colbrelli
Che gli vuoi dare? 10? 10 è lode, perché Colbrelli è stato forse anche la vera sorpresa, perché se vai a guardare i giorni di arrivo, lui era, se non sbaglio, è arrivato nei 10 anche a Sanremo, ora non mi ricordo se è settimo, ottavo, una roba del genere, vado a memoria, ma si era presentato subito bene e già con sorpresa, perché non te l'aspettavi Colbrelli, perché Colbrelli c'aveva questa nomea, e magari Andrea e Giancarlo mi daranno anche conferma su quello che dico. La nomea di Colbrelli è che lui andava forte con l'acqua, con la pioggia, col freddo, invece al di là che ha vinto la Roubaix che pioveva, ma quello è un altro, è un fatto secondario, ma effettivamente all'Europeo c'era un caldo che portava via, cioè proprio un caldo che c'era gente che ha fatto i cubetti di ghiaccio nella vasca dopo l'arrivo, quindi voglio dire, quindi un corridore completo, è andato forte tutta la stagione, quindi un voto altissimo. Le sorprese, ci sono dei ragazzi giovani che a me hanno fatto una buona impressione, come Bajoli, mi piace molto questo corridore, lo stesso Affini, lo stesso Ganna, sono tutti corridori che non li ritengo, lascia fare che sono già diversi anni che sono sulla breccia, però ci sono corridori buoni da proporre. Questi sono fenomeni, cioè noi abbiamo in questa fase, e guarda, te lo confermo, perché domenica abbiamo fatto un botto d'ascolti, veramente, perché a noi non ce le dicono mai, però effettivamente domenica scorsa alla Parigi-Roubaix, vuoi perché, come dice Giancarlo, quella pilla lì è una pilla forte, perché se ci fosse la diretta delle strade bianche, eroica, ci sarebbe casino anche lì di attenzione. C'è alle strade bianche, lui purtroppo è stato l'ideatore, l'hanno messo un po' da parte, ma questo è un altro discorso, un altro capitolo. Però strade bianche, si chiamava eroica, è una delle prime corse dell'anno e ha un botto d'ascolti anche per quello. Quindi voglio dire, qualcosa c'è che attira la gente. In più c'erano gli italiani protagonisti e abbiamo fatto un botto d'ascolti veramente molto molto bello. Ma perché? Il botto d'ascolti l'abbiamo fatto anche, le faremo sicuramente sabato a Lombardia, perché anche ieri che abbiamo visto una corsa pazza dove si arrivava sul Superga facendolo due volte, questi ragazzi ci sono sempre. E ci sono sempre, e c'è Roglic, e c'è Venepul, e c'è Pogacar, e c'è Almeida, e c'è Adam Yates, e c'è Simon Yates, e c'è Bagar. E sono ora Van Aert, Van der Poel, sempre. E questo ha fatto sì che si sono venute fuori anche in Italia le fazioni come c'era una volta per gli italiani. E però ci sono i Van der Pugliani, i Van Artiani, gli Evenepugliani, i Tafani, no Tafani no, tifo no, Tafani, no. Ci sono anche Tafani, ci sono anche Tafani, ma non sono quelli di Tafi. Tafini probabilmente, non i Tafani. I Tafoni, quelli io tifo Tafi, però ecco, a parte le battute a Bischero che faccio sempre, volevo fare anche una considerazione, stasera c'è Abruzzo-Toscana 3 contro 3, voglio dire, sì. Non so se l'avevate notato, però insomma, io ho il centravanti di sfondamento, io sto in porta, come starà in porta anche naturalmente Umberto, perché la stazza è quella lì, noi non si può fare, però un bel mercino a 3 contro 3 è bello questo. Ma Maurizio dalla regia mi dice no, siamo 4 contro 3. No, la regia non conta, la regia è l'arbitro. No, la regia è l'arbitro. Riccardo, okay. Ti posso fare una considerazione? Quando io ogni tanto, ci scherziamo anche su queste cose, ti dico sempre speriamo che piove domenica, speriamo che piove. Ma tu hai visto domenica con la pioggia che cartolina
è venuta fuori del nostro sport, quando ci abbiamo guadagnato, capito? Perché a volte queste considerazioni lo facciamo scherzando, però il ciclismo oggi è diventato tecnicamente, il livello di questi atleti sono talmente alti che se non c'è una situazione esterna è difficile che fanno queste belle differenze. Infatti prima sarebbe stata una considerazione che ci è arrivata da casa, che quindi aggiungo alla tua di considerazione. Ci hanno scritto: ma non sarebbe meglio alcune gare traslarle nel periodo autunnale, perché climaticamente rende, cioè il clima, le condizioni meteo renderebbero queste gare ancora più emozionanti di quanto non sono già? È una domanda che ci arriva da casa. Ma il calendario da anni che si dice che dovremmo spostare il calendario di un mese, quindi partire un mese dopo e finire un mese praticamente più tardi. È impossibile. La mondializzazione sta cambiando totalmente. Questo è una cosa improponibile. Cioè, Marco lo sa, voi lo sapete, che oramai il ciclismo si può dire che non sta fermo per niente, perché c'è gente già che sta già ricominciando a pedalare per la stagione prossima. E non si può più andare, è vero o no? Non si può più andare. A gennaio si corre, Non si può più andare a le gare per allenarsi, perché ha detto si piglia delle stirate che la metà basta. Quindi con la mondializzazione si va a cercare gare, si vanno a fare gare un po' dappertutto, diventa anche difficile per chi deve fare calendari poterle posizionare. Quindi Andrea, sulla situazione della pioggia di domenica scorsa, tu sai quando fastidio può dare a un atleta e a chi corso in bicicletta. Però domenica veramente, grazie alla pioggia, abbiamo assistito veramente a uno spettacolo al di sopra delle aspettative e abbiamo lasciato una bellissima cartolina a chi ha seguito questo sport. Ma diciamo che la Roubaix è una cartolina già prima di partire. Se poi ci associamo anche il brutto tempo, quello dà un pizzico di sale in più e magari anche quella voglia di andare a vedere cosa succede a Roubaix, perché le persone sanno che questa è una corsa totalmente diversa da tutte le altre e quindi è anche quella voglia di andare a vedere e di vedere quello che succede. Questo per noi deve essere anche un bel biglietto da visita per quanto riguarda la nostra federazione e cominciare a divulgare questo nostro messaggio, perché noi abbiamo bisogno anche di tantissimi altri giovani che si avvicinano a questo sport, che è uno sport fantastico. Noi dobbiamo crescere su quel piano lì, perché noi abbiamo sì tanti campioni, però dobbiamo cercare di ricoltivarne ancora molti altri, perché abbiamo perso molto ma molto terreno. Io dico soltanto una cosa: nel 98-99 Tour de France 64 italiani, quest'anno Tour de France 8 italiani. Quindi questo ci deve far pensare moltissimo e deve far pensare veramente chi è alla guida della nostra federazione, come poter trovare il modo e la maniera per poter far riavvicinare tantissimi giovani a questo sport. E io penso che la gara di domenica, ma non solo quella, sia stata assolutamente una vetrina. Un saluto a Magro, che ricordo come un bel corridore, anzi direi quasi solo bello, e complimenti per esserlo ancora. Questo SMS ci fermiamo. Mi devi mandare il nominativo, perché probabilmente, cioè ora che venga fuori da uno scherzo. No, io un uomo non l'accetto, se un uomo non l'accetto, magari mi fa piacere. Mi fa piacere, va bene. Io so che stasera è bellissimo, anche interrompere è una pugnalata al cuore, però mi devo fermare per la pubblicità, sono 7 minuti e 26 fuori, pubblicità, torniamo tra poco.
25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Seconda parte di Velo numero 32. Giustamente, prima della pubblicità, Riccardo ha detto che siamo 3-3 questa sera. Ora però, hanno parlato 3 toscani e 2 abruzzesi. Adesso, Umberto, ristabilisci la parità numerica, visto che te, fondamentalmente, di tutti e 6 sei quello con maggiore esperienza. Allora, sono queste manifestazioni, al di là del fatto che abbiamo vinto noi, che riconciliano
un po' che avvicinano anche il grande pubblico, quello magari non per forza appassionato al mondo della bicicletta, gare come quella di domenica e gare come quella di questa stagione dove i grandi campioni ci sono sempre protagonisti? Ma indubbiamente i grandi risultati, come quando si vince il Giro d'Italia, vince un italiano, indubbiamente tutti i giovani si ricorda del ciclismo, insomma. E indubbiamente come la Parigi-Roubaix mi sono emozionato io, che da 50 anni che faccio le squadre, immagini un ragazzino che vede quella vittoria e si innamora del ciclismo. Però io do ragione a Tafio quando ha detto che noi quest'anno siamo andati al Giro di Francia con 8-9 corridori. Ma è possibile, perché se in Italia manca le squadre Pro Tour, mancano anche i partecipanti ai grandi giri. Rabottini mi diceva che ci sono gli italiani nelle squadre Pro Tour più delle altre nazioni, lo so, però sono 62 corridori italiani nelle squadre Pro Tour, però tanti italiani non vanno ai grandi giri, questo è il discorso. Poi, come diceva anche Tafi, che bisogna lavorare per i nuovi giovani, c'ha ragione, perché attualmente come sta messa adesso Pro Tour, professional e continental, i ragazzini dei primi anni subito vanno nelle continental, vanno lì, ci prendono perché vanno a correre con dei volponi e praticamente smettono quello. Io dico una cosa sola, che si dovrebbe ritornare come una volta con i dilettanti, in modo che i giovani c'ha più spazio e praticamente riesce a fare anche il campione. E quindi riescono anche a crescere meglio. Non è giusto che io per esempio vada a fare il giro, noi quest'anno abbiamo fatto 5 corse a tappe, ma non è giusto che io vada al Giro d'Italia Under, porto un corridore che casomai che ha fatto 2 gare in tutta l'annata, mentre invece sono le squadre continental che vanno lì e portano dei corridori che ha fatto la Iguaglia, ha fatto la Coppa Bartoli, ha fatto tutte le migliori corse. In Italia adesso si stanno spingendo per fare le continental, ma le continental non devono andare a fare le corse regionali, perché è sbagliato, è sbagliato. Umberto, una domanda ti volevo fare, sempre in considerazione di quello che aveva detto Andrea Tafi. Quanta difficoltà hai tu oggi a prendere un corridore rispetto al passato? Cioè, una volta c'erano appunto la categoria Under 23, da lì potevi andare a scegliere tanto, perché appunto erano tantissimi in Italia i corridori juniores. Invece adesso quanta difficoltà hai ad andare a prendere un buon corridore e poi farlo crescere nel tuo team? Ma noi difficoltà non è che ce l'abbiamo, pure adesso indubbiamente il corridore che fa tanti punti non viene a correre con Umberto. Io vado a fare la squadra il mese di dicembre, che vado a prendere i corridori casomai che i grandi squadroni non hanno preso, poi casomai sta un anno con me oppure un anno e mezzo, 2 anni e subito lo vogliono tutti perché fa una piccola pedalata in più degli altri, questo è il discorso. Però la questione è questa, per me in Italia hanno sbagliato quando hanno fatto le categorie, perché prima non esisteva, esisteva dilettante, terza serie, seconda e dilettante di prima. Adesso mentre invece ha avuto fare le categorie, io lo dissi quando hanno fatto una riunione al Giro d'Italia, non mi ricordo che anno, facendo le categorie, il ciclismo specialmente nel sud finisce. Se tu prima c'era 4 fuori quota, 4 terzo e quarto anno, 4 del primo anno, e nel sud facevano le squadre, facendo le squadre facevano anche le gare. Andrea? Io mi ricordo una volta, andavo in Toscana, la domenica c'era 3-4 corse di juniores, adesso appena appena ce n'è una, e tutto andava a pescare nel sud, adesso ho finito pure là. Per me le categorie ha rovinato il ciclismo dei giovani. Poi ti dico un'altra cosa, scusa. Scusa, ti dico un'altra cosa. Adesso tu prendi le squadre professional oppure Pro Tour che vanno a prendere i juniores. Ma dove sta scritto questo qua? Finisce
finisce la scuola di un ragazzino che lo impara ad andare in bicicletta, a 17-18 anni, non è maturo ad andare a correre in mezzo ai professionisti. Andrea, nei primi anni 90, tu sei passato, se non vado errato, nel 93-94, non mi ricordo, nel mondo eravamo 400-450 professionisti nel mondo. Oggi sai quanti professionisti ci sono? 4.000, ho visto oltre 4.000 atleti professionisti. Quindi questo sport si è globalizzato in modo veloce, con tanta confusione, con tante problematiche. Tu hai ragione quando dici bisogna ritornare alla base per far sì che un ragazzo si avvicini a questo sport. Però oggi la drammaticità e la problematica che abbiamo noi nel ciclismo, secondo me, ce l'hanno anche gli altri sport. Vedi il basket, vedi il calcio, vedi anche tutte le altre, perché purtroppo i giovani hanno tantissime altre alternative che noi alla nostra età non avevamo. Ma io sono d'accordo con te per quanto riguarda la globalizzazione, tantissimi corridori, però noi dobbiamo guardare quella che è stata la nostra tradizione, quella che ci ha contraddistinto in tutti questi anni. Quindi noi dobbiamo veramente fare un punto della nostra situazione attuale. I corridori che abbiamo attualmente sono corridori che hanno dimostrato di andare forte, però non abbiamo i giovani che vengono su. Questo è preoccupante, ci deve far preoccupare. Per quanto riguarda i discorsi di juniores, da quando non me ne vogliono, attenzione, non me ne vogliono procuratori e quant'altro, ma da quando si comincia ad andare a prendere i corridori con procuratori nelle squadre juniores, e questi ragazzini juniores che vengono anche alcune volte spremuti pur di più di quello che a quell'età dovrebbe essere, questa è un'altra problematica che bisogna stare molto, molto attenti. Io ho avuto la fortuna di viverlo, il mio sport, in un momento magari più avanti. Dal 76 sono passato nell'89, però io sono orgoglioso di quello che ho fatto e diciamo il mio avvicinamento al professionista è stato graduale. Sono arrivato quando avevo 21 anni e penso che a 21 anni ero sempre ancora giovane per affrontare quella categoria lì. Ora, come diceva prima Umberto, ragazzini che si affacciano a 18 anni al professionismo diventa un po' problematica, alcune volte qualcuno ci rimbalza e magari potrebbe in realtà avere anche le carte in regola, magari non da subito, ma in un futuro le carte in regola per poter diventare un corridore. Quindi dobbiamo e devono riflettere chi comanda tutto il movimento, quello che sono le nostre reali problematiche. Certo. Oh, sì, Umberto, vai. No, io prima di tutto voglio rispondere a Rabottini che ha detto che adesso non so quanti corridori professionisti ci sono. Il fatto è questo, che dicono che passano professionisti, ma ci sono tanti corridori che passano professionisti che non potrebbe fare nemmeno l'amatore. Poi una volta si era fatto che per passare professionista ci voleva X punti, adesso invece chi passa i raccomandati e basta. Questo è il discorso. Beh, non penso che sia solo quello, non credo si possa fare una generalizzazione. No, ci sono tanti corridori che stanno con le squadre, ovviamente con dire, ma anche professional, che non potrebbe fare nemmeno un amatore, e vanno e passano lì. Se prima si era fatto un regolamento che diceva per passare ci vuole X punti, sarebbe giusto. Adesso con tu dici ci vogliono una serie di filtri un po' più stringenti in modo che quando si passa magari il numero è minore ma la qualità è più alta, giusto? Indubbiamente deve essere uno di qualità, come per esempio la maglia azzurra. A me mi sta benissimo quel lavoro che ha fatto Cassani, perché per il ciclismo ha fatto tanto e merita anche tanto rispetto. Però una cosa che io non riesco a capire è il fatto che da con un anno 100 maglie azzurre. Ma una volta la maglia azzurra era una cosa sacra. Adesso un corridore che tu non conosci neanche, gli diamo la maglia azzurra. Ma questo è il discorso. Chiarissimo.
Maurizio, ok, giovani, dobbiamo ripartire da loro. Sì, Riccardo, sì. Volevo solo correggere il discorso di Umberto, che io approvo in pieno, ma non è le categorie fatte dall'Italia, ma purtroppo da quando si è inventata l'Unione Ciclistica Internazionale e l'UCI è proprietaria di tutto, perché anche tu sei col cartellino UCI, sì, Federazione Ciclistica Italiana, però sei sottolecita dell'UCI. Finché ci sono quei fenomeni lì, il problema di tutti i discorsi che si sta facendo qua, cascano tutti, perché tanto loro fanno come gli pare, non hanno un'accortezza in questo senso. E poi però voglio porre anche un'altra domanda. Io sono d'accordo su quello che ha detto sia Andrea che Umberto, lo stesso Luciano, la pensiamo tutti alla stessa maniera, perché noi abbiamo fatto un ciclismo che esisteva, come dice appunto Umberto, si passa professionista se sei buono. Qui 4.000 professionisti, di professionisti sono 300. La parola dici professionista, professionista era professionista, era 300, ma sono rimasti 300, perché poi quell'altro, io che ne commento tutti e ne commento tante di corse, c'è tanta gente che non si sa da dove vengano fuori, e sono d'accordo con quello che dice Umberto, però il problema, la domanda è questa: come mai la Danimarca c'ha un vivaio, la Francia vengano fuori ogni tanto qualche vivaio, però loro hanno le stesse regole nostre, qualcosa c'è di diverso, è che purtroppo noi in Italia, la domanda è quella, come mai loro sì e noi no? Io penso di poter rispondere che in Italia si vuole tutto e subito, perché se gli allievi e gli esordienti, e te Umberto lo sai benissimo perché sei più a contatto di noi, se gli allievi si allenano come dilettanti di una volta e gli esordienti si allenano come juniores di una volta e i giovanissimi gli fanno fare dietro macchina, dove vuoi andare? Questo è il vero problema. Il problema è che mancano le competenze più che dei corridori e più che dipende molto dalle società. Qui la scuola, il vero problema, secondo me anche, è nel centro studi. Ecco. Per me qui ora fanno livelli, primo livello, secondo livello, terzo livello, e poi magari negano, cioè a Tafi, se domani volesse fare il direttore sportivo deve fare primo livello. Io ho visto quello che ci vuole per entrare a fare come prove per andare a fare l'ammissione al primo livello, ma sono fuori di testa, cioè questo bisogna... Per me mancano le competenze di insegnamento. Te, Umberto, cosa vuoi? È 50 anni che sei nel ciclismo, ne saprai le cose. Qui arrivano giovani e non sanno nulla. Il fatto è questo, che adesso il direttore sportivo non conta più nulla. Bravo. Uno come me conta perché faccio quello che dico io. Però adesso il preparatore, il biomeccanico, il corridore che non sapeva nemmeno se la bicicletta è rotonda, adesso fanno i biomeccanici, i ragazzini che hanno già il preparatore e che fa fare gli idromotori. Il direttore sportivo non c'entra niente, per quello che ci vorrebbe un Tafi, non che fa il direttore sportivo, che comanda e dice bisogna fare questo. Questo è il discorso. Perché non vediamo tutta questa gente che fanno i biomeccanici, i preparatori, e poi casomai vedi il corridore sopra la bicicletta che sta storto. Questo è. I maestri sono finiti, sono tutti raccomandati e basta. E infatti ci scrivono, anche se ne passano 4.000, 3.900 abbandonano l'anno dopo. Maurizio, adesso ovviamente questo è un discorso molto lungo e dovremmo fare una specie di 7 ore di Roubaix per completarlo questo discorso. Siamo un supplemento. Sì, un supplemento. Maurizio, mi mandi quel messaggio che è una brutta notizia per Riccardo. Lo so. Quel messaggio che è arrivato. Purtroppo per te, caro Magro, mi sembra ancora di essere un uomo, però ti seguo sempre su DAZN, siete bravissimi, telecronache piacevolissime e professionali.
quindi complimenti ci sono. DAZN, ti segue, attenzione. Sì. Vabbè, è una sezione Eurosport dentro all'app. Giusto. Sì, è una... Noi siamo su Team Vision, su DAZN, su Sky, su Discovery Plus, su Discovery Chat, su Eurosport Player. Noi abbiamo tante applicazioni, per quello che è molto frammentata la nostra telecronaca. Comunque grazie del bello, sono molto felice del tuo complimento. Peraltro ci sono ancora tante altre domande, ci scrivono se Van Aert ha sbagliato tattica, ci scrive Pietro se Van Aert ha sbagliato tattica, secondo me proprio non ne ha più. Un altro amico da casa ci scrive e mi dà l'assist e dice ma perché giustamente, e ha ragione, una nota di merito per Damiano Caruso che quest'anno ha veramente infiammato al Giro d'Italia e ha talmente ragione che noi avevamo preparato proprio questo collage. Che vi facciamo vedere sui protagonisti di questa stagione, sono tanti, guardate quanti sono, li abbiamo cercati di mettere tutti insieme. Vabbè, c'è Colbrelli, poi c'è Filippo Ganna, c'è un ritrovato Cavendish che è andato fortissimo al Tour de France, c'è Damiano Caruso, c'è Evenepoel, perché non puoi non mettere un fenomeno del genere, c'è Bernal che ha vinto il Giro d'Italia, c'è Pogacar e poi ci sono i tre proprio sotto Ganna, Milan, Lamon e Consonni, peraltro come detto Jonathan Milan oro europeo poche ore fa. Ci sono le due medaglie d'oro recenti di Elisa Balsamo e di Filippo Baroncini, c'è Roglic perché Roglic anche quest'anno comunque è andato fortissimo, c'è Moscon perché ce l'abbiamo messo, perché ha fatto una stagione straordinaria, c'è Carapaz, oro olimpico, c'è la nostra Elisa Longoborghini, c'è Asgren e poi questo duello Van Aert-Van Der Poel con Alaphilippe, neo campione del mondo, bicampione del mondo. E questo è un po' un riassunto di un anno, ne mancano tanti di protagonisti, noi abbiamo cercato più o meno di fare una specie di riassunto, però aveva ragione nostro amico da casa, perché Damiano Caruso con ogni probabilità, anzi no, con ogni probabilità, certamente merita una menzione. Maurizio, mi fa vedere quel messaggio che è arrivato ad Umberto, perché è un'idea interessante. Nel 2022, Umberto, ti scrivono, vogliamo un mini giro d'Abruzzo attaccato ai tre giorni del Giro d'Italia che si fermerà proprio in Abruzzo. Montesilvano? Sarebbe ottima per la logistica. Così te la giro, Com'è arrivato? Ma io non ho capito nemmeno che giro d'Abruzzo vogliono fare. Mini, più piccolo. Under, no, oppure juniores. No, mini giro d'Abruzzo. Più piccolo, con meno tappe. Ma il Giro d'Italia è il Giro d'Italia, il Giro d'Abruzzo è un'altra cosa. Oh, mi date una mano che... Maurizio ti chiede un bicchiere d'acqua. No, volevo far intervenire su Andrea, su quella disamina di questa stagione. Che tipo di ciclismo hai visto? Io, Andrea, ritengo che questa stagione veramente è stato un ciclismo straordinariamente bello. Abbiamo visto un bel giro, un bel tour, bellissime classiche, un finale di stagione che non sta finendo e ci apprestiamo a un Lombardia da vivere con grandissima emozione. Secondo te che ciclismo hai visto in questa stagione, Andrea? Ma diciamo che quest'anno il ciclismo è stato un ciclismo entusiasmante. Entusiasmante su tutti i punti di vista. Dobbiamo però valutare anche una cosa. Io vedo un ciclismo che è cambiato tantissimo da quando si correva noi, ecco. È un ciclismo che viene fatto a livelli estremi e quindi un corridore è sempre sotto pressione e non può assolutamente abbassare la guardia un attimo, perché la propria asticella è una asticella talmente sottile che non ti puoi permettere nessuna distrazione. Questo però è un ciclismo che ti fa vedere anche delle cose bellissime. Nei momenti ci sono dei successi straordinari di un corridore, poi magari vedi anche dei tracolli importanti. Quindi io sono convinto che il ciclismo deve andare avanti con le nuove tecnologie, però non si deve scordare quello che è stato il passato, perché il ciclismo
è anche il passato e lo sarà anche il futuro. Andrea, però io vedo invece che tutti gli atleti di vertice rispetto al passato sono protagonisti indicativamente in tutta la stagione. Tu guarda Roglic, guarda Pogacar, guarda Bernal, tutti i corridori che adesso sabato prossimo a fine stagione saranno lì a battagliare e a portare a casa un Giro di Lombardia. Quindi non abbiamo più il ciclismo magari di 20 anni fa, quando si vedeva Armstrong vincere il Tour e lo rivedevi al Tour prossimo. Qui questi atleti sono generosissimi, alla Philippe che va fortissimo, e Pogacar che si ritira da un Tour de France ma poi ti va a vincere la Vuelta, e adesso ti vince l'Emilia, ti vince la Milano Tour. Cioè sono atleti che effettivamente danno di più durante tutta la stagione, ciò che in passato non si era visto un ciclismo così aggressivo da parte dei big. Ma secondo me il ciclismo nel passato era un ciclismo anche più programmato, ecco. Per esempio, per quanto mi riguarda, io cercavo di essere pronto per le grandi classiche del nord, mi preparavo proprio per quello, e poi dopo una breve tra virgolette pausa per poi riprendere il finale con e vincevi in Lombardia, perché tu hai Giro di Francia e quant'altro. Diciamo che ora il ciclismo, come detto te, si fa da gennaio fino a ottobre, però non so se la durata del professionista sia la stessa che abbiamo fatto noi, che io ho smesso che avevo 39 anni, e ti posso assicurare che se avessi voluto potevo continuare un altro anno o due tranquillamente. Oggi non lo so se un corridore arriva fino a quest'età a correre. Perché? Perché proprio la preparazione, lo stress, gli allenamenti, i watt, ora si va tutto con tutte queste... cioè la tecnologia sta facendo... passi da gigante, quindi questo ci deve un po' far aprire gli occhi e far capire veramente come il ciclismo sia totalmente cambiato rispetto. A proposito di Giro di Lombardia, Riccardo, che Giro di Lombardia vedremo dopodomani? Che Giro di Lombardia ti aspetti? Pogacar? Mi aspetto un Giro di Lombardia bellissimo, perché ci sono tutti i presupposti perché lo sia. Eccolo qua. 4.000 metri di dislivello, le due salite finali, soprattutto l'ultima, è durissima. Noi trasmetteremo in Lombardia dall'inizio integrale, è un regalo che ci ha fatto la rete, perché effettivamente non l'avevamo mai fatto. Lombardia integrale, quindi dalla partenza da Como fino a Bergamo, sarà un Giro di Lombardia bellissimo, perché ci sono i protagonisti. Di solito quando vai al teatro, quando vai a vedere uno spettacolo, se c'hai degli attori o dei protagonisti insomma bravi, di solito ti diverti, e questo credo che sia un percorso adatto per il grande spettacolo. Non so, secondo me hanno anche un po' di culo quelli di RCS, perché sinceramente per me il Lombardia Classico finisce a Como, non so come la pensa Andrea, però a Bergamo, non pinti tu. Lo so, però infatti te l'ho detto apposta. Poi dopo ti devo dire anche un'altra cosa, che te prima hai detto hai finito a 39 anni, no, e volevi ricominciare te. Volevo no, no, che... non, volevo... non è che volevo solo no. Quella gara lì, solo lo so, ma infatti io ti volevo fare la domanda, ma ora finisco il concetto e poi dopo te la faccio. Il concetto del Giro di Lombardia, mi ha chiesto Pogacar,
Credo che Pogacar sia stato molto sornione, martedì poteva vincere tre valli, secondo me Formula ha sbagliato un po', è stato bravo De Marche a approfittarne, però Pogacar è in condizione, non guardiamo ieri alla Milano-Torino che comunque è rimasto un po' dietro, ma sia Roglic che Adam Yates hanno fatto un'andatura esagerata. Però ci sono tutti i presupposti. Poi c'è il bimbo belga che sicuramente vorrà dimostrare che quel Lombardia che doveva finire in un'altra maniera, non in un fosso, anzi in un dirupo, anzi da un ponte, vuol dimostrare sicuramente che lui anche in discesa è migliorato, e lo si è visto anche, e credo che insomma ci sono tutti i presupposti per vedere un ottimo Giro di Lombardia. Poi c'è anche Nibali che comunque è uscito fuori sornione dal Giro di Sicilia, e queste corse che ha fatto l'ha fatte un po' per rifinire. Credo che Evenepoel abbia fatto una buona cosa, perché qui alla Bernocchi ha volato, forse non c'erano grandissimi avversari, non lo so, però quando ti metti il numero attaccato alla schiena è sempre difficile vincere. Lui ha vinto in una maniera come al suo solito, lui vince in quella maniera e deve, credo che il difficile per lui sarà levarsi da ruota quelli che sono gli antagonisti. Un conto è la Bernocchi, un conto sarà il Lombardia, però lui ha fatto un percorso buono, perché ha vinto lunedì e poi martedì, mercoledì, giovedì, ieri è andato a fare la ricognizione, oggi sono andati a fare la ricognizione altri che avevano corso la Tre Valli. C'è grandissima attesa, io ho parlato un po' con i corridori e sicuramente alla tua domanda, Jacopo, sicuramente sarà un bellissimo Giro di Lombardia. La domanda a Andrea Taffi, per fare un passo indietro sul Parigi-Roubaix, se eri ancora d'accordo nella tua, perché non era un'idea che voleva dimostrare chissà che cosa, lui voleva fare una prova del suo fisico personalmente, non so, correggimi se sbaglio, no? Se lui era in grado a distanza di tanti anni di ripetere quello che stiamo vedendo in questa bellissima, grazie Maurizio, questa bellissima vittoria con una bicicletta completamente diversa da quella che c'è oggi. Ecco, lui voleva applicare quelle che sono le tecnologie di oggi magari e vedere se riusciva a fare una prestazione sua particolare. Ora la domanda è: ma con la giornata di domenica l'avresti fatta volentieri? L'ho detto prima, domenica quando sono stato alla partenza ho detto, ma avevo veramente un pensiero per loro, quindi sarebbe stata ancora molto più dura. Però io sono uno così, se prendo un impegno da fare lo porto fino in fondo, quindi sarei partito, se mi fosse stata data la possibilità sarei partito ugualmente. Sei duro come le pine, oh. No, comunque. Sì, Andrea, scusami, ti ho interrotto. No, niente, solo così. Per quanto riguarda Lombardia, sono pienamente d'accordo con Riccardo, sabato sarà un grandissimo Giro di Lombardia, tantissimi campioni, e sono altrettanto sì d'accordo con lui, con il bambino belga, come lo chiama il suo team manager Patrick Lefebvre. Io sono convinto che sabato viene lì per prendersi quello che lo scorso anno ahimè ha avuto questo suo grande incidente in questa gara. Alla sua una Alaphilippe che gli deve tanto, perché per quanto riguarda il mondiale involontariamente ha fatto la corsa per Alaphilippe, quindi magari chissà, magari possa contraccambiare con un aiuto a questo giovane talento che sta dimostrando di avere veramente le carte in regola per diventare un campione. Tra poco ci dobbiamo fermare, poi promesso, sto seguendo anche la diretta, i vostri commenti, poi li leggiamo, non mi sono dimenticato, sotto la diretta Facebook, e poi parliamo dell'eroica con Giancarlo Brocci. Però prima di andare in pubblicità,
ma rapidissimamente con Riccardo, perché prima è arrivato un messaggio bellissimo che ci diceva: finalmente un ciclismo giovane e pimpante che ti fa proprio venire voglia di sederti davanti alla televisione, ci scriveva Sandro, e di gustarti la gara. Ecco, per voi che avete la fortuna, Riccardo, di raccontarle queste cose, avete negli ultimi tempi, l'ultimo non lo so, e poi dimmi te, un anno, gli ultimi due anni, che l'interesse anche di un target che normalmente faceva un po' difficoltà ad avvicinarsi per tante ore a gare di tante ore sia un po' cambiato? È cambiato moltissimo, Jacopo. Io me ne sono accorto anche insomma, facendo le telecronache, con i messaggi anche di, vabbè, c'è qualcuno che magari non... quel tuo amico. Che amico che non va bene, però sono veramente in tanti, e devo dire che è una nota molto positiva: sono tantissime mogli, fidanzate e comunque compagne di appassionati di ciclismo che rimangono a guardare, a seguire le nostre telecronache, che è una cosa, un fattore molto bello, perché effettivamente questo ciclismo e si amplia ancora di più e si affaccia anche a persone che magari prima non lo seguivano, e quindi molto bello. È un ciclismo pimpante, se consideri che quest'anno la Tirreno Adriatico, ve lo ricorderete, perché noi ci si dimentica un po' le cose, ma dalla Tirreno Adriatico che se le sono date come di santa ragione, un giorno vinceva Van Aert, un giorno vinceva Van Der Poel, un giorno vinceva quello, cioè è una roba impressionante, quindi è un ciclismo piacevole. Sì, assolutamente. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco andiamo a Gaio Lenchianti, solo virtualmente, noi, Giancarlo c'è già, per parlare dell'eroica, tra poco.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale, per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Zero.
Bikewear. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Ultima parte di Velo per questa sera. Allora, rapidissimamente, innanzitutto facciamo i complimenti alla nostra Marta Bastianelli che sabato alla Roubaix è arrivata quinta e ha vinto la prima tappa del Women's Tour, la Bister Bamburi di 147 km e ha preceduto la statunitense Hosking. Dunque la nostra Marta sempre protagonista nel mondo delle due ruote donne. Per le persone che ci stanno scrivendo sulla nostra diretta Facebook, Paolo ci scrive: non sarebbe il caso che grandi sponsor come Enel o Eni, te l'avevi anche già preconizzato tempo fa, magari con contributo facilitatore del governo allestisca una squadra pro tour italiana, visto che è incredibile che non ci sia un team di massimo livello italiano. E questa è un'idea che avevamo analizzato anche noi. Fabio ci scrive: la squadra più attrezzata per il Lombardia è la De Koenig, alla Filippa, Almeida e Venepoel. Poi Pinot può fare qualcosa, vedremo. Luca ci scrive: qualche indiscrezione sul futuro, tipo il prossimo Giro d'Italia in Abruzzo ci sarà? L'Abruzzo si sta muovendo per esserci. Ufficiali le date 6-29 maggio. SMS che è appena arrivato che risponde a Riccardo: è vero quello che dice Magrini sul fatto delle fidanzate e mogli che seguono il ciclismo da cicloamatore? In questi ultimi anni vedo tante ragazze che si allenano sulle nostre strade, scrive Andrea. Ma tante ragazze, Giancarlo? Tanti uomini, ci mancherebbe, ma tante ragazze hanno pedalato, perché erano in 7.000, sugli sterrati senesi per questa edizione dell'Eroica. Siete stati tantissimi, è stata una bellissima edizione come sempre. Noi abbiamo alcune immagini, ma io ho messo insieme anche delle foto, perché le foto spesso rendono ancora di più l'idea dei paesaggi, degli scenari che hanno affrontato questi i protagonisti di una gara che oramai è entrata nella tradizione ciclistica italiana. Sei soddisfatto? Ma allora, intanto all'Eroica sabato e domenica scorsi c'erano 1023 donne. Sicuramente un record assoluto. La percentuale rispetto agli iscritti totali sono stati 8.700, i partenti sono stati 7.003 nelle due giornate. Cioè, sono numeri straordinari, ma io, come spesso mi capita di dire, ma lo dico convintamente, non parlo mai volentieri della quantità, che comunque fa tanto impatto, ma della qualità di questa gente. Questa però, gente... però Giancarlo, perdonami, ti interrompo solo un attimo.
La quantità però definisce l'interesse che c'è attorno ad uno sport, ad una manifestazione, ad una due giorni come l'eroica. È vero che non è tutto, però è tanto, perché sottolinea che c'è voglia di partecipare. Certo, ma poi è questo successo globale della proposta della strada bianca, della reintroduzione delle strade non asfaltate nel ciclismo di oggi, che fa sì che intanto le terre di Siena siano diventate oggetto di un grande turismo in bicicletta, che questo faccia molta economia e che questo ci permetta di conservarle, perché qualche quindicina d'anni fa, tanto per dire, non era assolutamente scontato che queste strade rimanessero bianche, e tutt'altro, voglio dire, io ricordo benissimo le battaglie di allora, perché a quel tempo la strada bianca era un disvalore, si teneva strada bianca perché i sindaci non erano bravi a trovare i soldi per asfaltare. Questo era il dato di allora. Oggi tutto questo fa grande economia, tutto questo fa il successo anche delle strade bianche dei professionisti, tutto questo fa il successo anche della scena amatoriale delle strade bianche, ma tutto questo, e credo sia il dato più bello da dare a Umbertone, ma da dare anche a Andrea Taffi e Riccardo Magrini, che ringrazio per le magliette, intanto fatemelo dire, perché tutti e due ora li vedo in maglia eroica, sia Andrea Taffi che Riccardo Magrini. Pensate, come disse Francesco Moser alla presentazione della tappa di Montalcino al Giro d'Italia, che in provincia di Siena praticamente il ciclismo era un'entità marginale. Tant'è vero che Francesco disse: io ci ho corso 2 anni in Toscana, non ci avevo mai vinto in provincia di Siena, poi ci vinse una tappa del Giro, ma da dilettante non c'erano praticamente corse in provincia di Siena. Ora, se stiamo a pensare quello che siamo diventati quando ha parlato della Tirreno Adriatico, immaginatevi a Chiusdino, e io l'unica corsa che mi ricordo fu una corsa d'amatori, e c'era proprio gli ultimi del raschiato Barile, che sono arrivati Van der Poel, alla Philippe Van Aert, i primi 3 a Chiusdino, che probabilmente una bicicletta a certi livelli non c'era mai arrivata. E oggi ecco il dato che è straordinario: 100 ragazzini iscritti al pedale senese. Non c'erano mai stati. Voi sapete, io qui a Gaiole confino col Valdarno, il Valdarno, Montevarchi, San Giovanni, Figline, Terranova, sapete bene, ancora è il recordman delle corse organizzate, ma se vai da Denio a San Giovanni Valdarno si dice: per me la tristezza è vedere che la mattina, c'era alcune mattine in cui vedevi allenarsi insieme magari gli allievi, gli juniores e qualche professionista, facevano questi grupponi, perché una volta succedeva. Ora c'è molti meno ragazzini, lo sappiamo bene, nelle zone tradizionali, compreso il triangolo delle Bermude che rammenta sempre Riccardo. A Siena, che al massimo erano 15 ragazzini del pedale senese, che stava chiudendo nel 2013, oggi sono 100. Si sono fermati nella proposta proprio perché non hanno più mezzi, nemmeno i mezzi meccanici per poter seguire tutti questi ragazzi, perché da noi il ciclismo evidentemente fa figo, come si dice, e di certo aiutano molto le strade sicure, la possibilità di andare anche in queste strade bianche. C'è un piccolo velodromo a Siena e anche quello serve. Eroica poi è questa, ora poi, Giancarlo, ti volevo fare i complimenti innanzitutto per questa tua intuizione, ma grazie anche a questi eventi nel nostro sport si sono avvicinati imprenditori, dottori, avvocati, politici, gente che poi stanno qualificando appunto anche il nostro sport, stanno dando un'importanza veramente determinante, perché queste manifestazioni sono praticate veramente da gente comune, gente interessante, che tutto sommato porta qualità al nostro sport. Assolutamente, guarda, io ti dico, il nostro responsabile del progetto degli Eroica Caffè, che stanno aprendo, ora sono 3, ma presto diventeranno molti di più, che è comunque un grande manager della ristorazione,
che mi ha detto: la cosa incredibile sono gli incontri manageriali che puoi fare nel weekend dell'eroica. Quello che ci trovi dentro, dal proprietario della Red Bull al direttore generale di... Insomma, davvero, a parte che i nostri sponsor sono sponsor molto importanti, e lo sapete, a parte che il nostro presidente oggi è anche amministratore delegato del Colnago, quindi c'è un circuito di mondo, sto a pensare a Abus, no? Cioè aziende che, dei caschi che sono sponsor nostri, sono sponsor da 2 miliardi, ma Vittoria è diventata sponsor nostra, Generali. Di certo tutto questo perché l'eroica è cosa buona e giusta, nella percezione di tutti loro è un marketing positivo, è un bollo di qualità, di sentimento, di romanticismo che giova a qualsiasi prodotto. Pensate al Cenero, il parmigiano reggiano, perché i nostri sono anche messaggi alimentari, quelli che purtroppo i corridori da corsa a tappe non possono lanciare più, perché non mangia nulla, perché una delle cose, io ci ritorno sui discorsi che facevano prima Umbertone, Tafi e Riccardo, ma ricordiamoci che noi abbiamo per esempio il figliolo del nostro povero Andrea Meneghelli, scomparso nel 2020, che quest'anno ha deciso di correre da allievo, un ragazzo meraviglioso, un grande fisico, che poi l'ultima volta che l'ho visto, allora, loro, la squadra ha deciso di non mandarlo all'eroica che commemorava anche il Subabbo, perché lui ci aveva da correre, allievo, prima domenica d'ottobre. Seconda, lui e ti racconta che in allenamento la gran parte dei casi è obbligato a pedalare a 110 pedalate al minuto, allievo. Ricordiamoci, questi sono già tutti a dieta, come dice il vecchio Panizza della Figlinese, dice: c'avevo quattro ragazzi belli portati a Juniores, la prima cosa che fecero, li misero subito a dieta, dopo 2 mesi avevano smesso tutti. Di questo si tratta, poi tutto. Abbiamo perso il collegamento con Giancarlo, speriamo di ripristinarlo presto, però due parole, ma veramente in rapidissimamente, da parte di Riccardo e di Andrea su questa manifestazione, visto che avete anche la maglietta celebrativa dell'eroica, ovviamente è un patrimonio della vostra regione, ma possiamo dire anche nostra, italiana. Parlo io? Mi dispiace che è saltata la linea con Giancarlo, perché stava facendo un discorso interessantissimo, più volte ne abbiamo parlato, ma è quello che dicevo anche prima. Oggi gli allievi fanno le cose da dilettanti, per non dire da professionisti. Il problema, io l'ho detto anche una volta in trasmissione, i professionisti lasciateli fare. Lasciate stare, fate le categorie normali che ci sono. L'eroica è un insegnamento per tutti, perché è puro divertimento, è avventura, è godere anche al ristoro una bella zuppa di fagioli o una zuppa di pane. Questo è il ciclismo che devono fare anche i ragazzini. Bene, l'allievo che fai? Non gli fai fare l'eroica, che fra le altre cose era una commemorazione anche del suo genitore, per fa che? Cioè, qui vanno alle orse, sembra, cioè, ma andate al mare d'estate intanto, divertitevi. Andrea l'ha fatto, credo, l'allievo, è stato nella mia squadra, nel mio gruppo sportivo anche lui, da dilettante, perché venivamo da Cantagrillo, ha fatto, cioè, Cantagrillo era una scuola, cioè, era... Per quello che ho detto, secondo me, Umbertone, mancano personaggi come te, che te sei rimasto ancora ancorato a determinate una determinata educazione e determinati valori. Quello è importante. Noi abbiamo perso i valori. Qui si vuole tutto subito e non se ne parla più. Oh, a proposito, Luciano, so che volevi, a proposito di valori, sì, vorrei parlare proprio di Umberto, non tanto della stagione, dei risultati sportivi, sì, che sì, poi sì, un anno ci sono, magari un po' di più, un po' di meno.
Io vorrei parlare proprio di quel discorso che ha introdotto senza sapere dove volevamo andare a parare, Riccardo. No, Riccardo c'ha perfettamente ragione, perché qui questa sera abbiamo il personaggio di riferimento del movimento ciclistico regionale, perché Umberto è stato veramente un direttore sportivo, l'organizzatore di oltre 150 manifestazioni sul territorio, presidente di gruppi sportivi. Quindi veramente è il personaggio che più ha dato, a prescindere, a me mi ha dato, oltre a queste grandissime qualità, mi ha dato sotto il profilo umano delle cose che mi ha fatto maturare molto anche come uomo. Però Umberto, io un piccolo rimprovero te lo devo fare, nel senso che tu in questi anni hai gestito brillantemente uno sponsor da oltre 40 anni, adesso Aran Cucine, che è una grandissima azienda di cucine che esporta anche in tutto il mondo. Con questa grande azienda, secondo me, tu una squadra di ciclismo professionistica l'avresti dovuto fare. E perché questo tuo sogno, perché poi è sempre stato un sogno questo, non si è avverato nel tempo? Prima di tutto io sono una certa serietà, e mettere in mezzo a una grande sponsorizzazione a un'azienda ci vuole anche il coraggio, perché un anno il signor Rastelli mi aveva detto che si poteva fare una squadra, poi all'ultimo momento non si è fatto più. Io non è che sono voglioso di fare una squadra professionista, perché mi sono tolto tante soddisfazioni, non è che devo andare. E poi c'è stato un periodo che in mezzo alle squadre professioniste sono mancata della gente seria. C'è stato parecchia gente che vanno lì e non fanno quello che devono fare. E che perde? Perde la classe ciclistica. Non è che arriva uno qualsiasi o fa i professionisti, poi casomai non paga nessuno. E praticamente chi è che ci rimette il ciclismo? La poca serietà. Io l'Aran mi è sempre piaciuto, sono i 48 anni che abbiamo questa sponsorizzazione dall'Aran. Prima si chiamava Adriatic Arredamenti, dalla famiglia Rangiara, adesso è la famiglia Rastelli. Io sono andato sempre d'accordo, gli ho fatto spendere sempre minimo, non il doppio. Il giusto. Io ho detto sempre che la sponsorizzazione è come una forma di formaggio. Se tu vai lì, te la mangi tutto, ti fa anche male, ma poi il giorno dopo non ce la ritrovi. Se tu vai lì, fai oggi un pezzettino, domani un pezzettino, e gli anni vai avanti, dimostra la tua serietà, e ci abbiamo tolto tanta soddisfazione, perché io sono contento della loro sponsorizzazione, ma penso che anche loro, Stanno tanti anni con noi, significa che anche noi abbiamo dimostrato che ci abbiamo una certa serietà. Assolutamente. Andrea, 48 anni con una sponsorizzazione, che ne dici tu su questo grande personaggio del ciclismo abruzzese? Ma non diciamo grande, ma grande di peso. Grande di tutto. Ma allora Umberto, dobbiamo dirgli solamente grazie. Grazie perché in 48 anni ha sempre, come ha detto anche lui, portato il ciclismo in giro per l'Italia e anche fuori. E l'ho sempre fatto con grandissima umiltà, tanta passione, e tutte le volte che lo incontro lo vedo sempre con lo stesso sorriso e le stesse preoccupazioni, come dice lui, che tante cose non vanno, che bisogna, e penso che abbia ragione. Su alcune cose bisogna veramente fare un punto di domanda, ma molto grande, come diceva anche prima Riccardo, dobbiamo riguardare veramente quello che sono le cose che si facevano una volta. Diceva da allievo cosa facevi? Io, Riccardo, da allievo era semplicissimo. Io non vedevo l'ora che arrivasse la domenica, anzi il sabato, perché mi preparavo la bicicletta, e la domenica perché lasciavo il mio paesino, che era appunto a Cappiano, e andavo con i miei genitori magari a mangiare in un campo vicino a Volterra, stare insieme a loro, insieme ad altri amici, e poi fare in tranquillità, in serenità, insieme agli amici, la gara. Questo era veramente
cioè la motivazione che ti faceva andare avanti. Ora, come dicevi te, lì si va avanti 110 pedalate, quello bisogna che vada a correre, perché se non va a correre è la fine del mondo, siamo a ottobre, un allievo. Insomma, bisogna un attimino riconcentrarsi tutti e riprendere quel filo che abbiamo, diciamo, un po' perso strada facendo. Assolutamente. Noi siamo davvero in chiusura, io ho fatto anche tardi, io ringrazio davvero tanto Riccardo Magrini, Andrea Tafi, grazie Andrea per essere stato con noi. Grazie. Speriamo sia stata una bella serata. Buon Lombardia Riccardo. Grazie. Grazie anche a Giancarlo Brocci. Ciao Giancarlo, ci vediamo presto. Ciao. Scusatemi per la voce e per il cattivo collegamento. Ogni tanto mi lascio a piedi, ma insomma, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, grazie lo stesso. Grazie Umberto per essere stato con noi. Scusami, tra Tafi, Magrini e Rabottini, chi avresti preso nella tua squadra? Tutte e tre. Risposta stranamente diplomatica. Grazie Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti e ringrazio gli ospiti che veramente sono stati gradevoli. Grazie, è stata una bella lunga serata, lunga anche troppo. Grazie Maurizio in regia, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo tra 7 giorni. Buon Lombardia!